Il portoghese com'è? Niente, una parolina. Bon dia. Bon dia, già sta perfetto, no? Inizi così, quindi. Sì. Bon dia, come si dice? Bon dia. Bon dia. Ma sai che c'è un serbo, Petkovic, Dušan Petkovic, sì, che è su, bravissimo. Rambo. Parla portoghese bravissimo e ha giocato a Flamengo, in Flamengo. No? Sì, 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 Rambo. E ricorda lui? Io non così tanto perché comunque ha giocato in Brasile, però ho sentito parlare di lui, ovviamente anche da noi una leggenda, e anche come potevo capire in Brasile c'è un stato di leggenda del Flamengo e del calcio brasiliano. Sì, vero. Allora parliamo un pochettino della Juve, dopo parliamo un po' di chi è Vlahovic, il suo inizio, com'era, e dopo del Mondiale sicuramente anche del Brasile. Allora, la prima domanda è che arriviamo quasi a un anno che sei arrivato nella Juve. Mi fai una valutazione di questo 2022 di Vlahovic? Sicuramente poteva andare meglio sul piano di vista anche personale, sul punto di vista personale, anche sul punto di vista collettivo. E comunque tutti i giorni voglio fare di più e voglio migliorare sempre, perciò penso che sempre si può migliorare, cerco di tutti i giorni di essere il più forte che sono stato ieri, perciò non ci penso, non so dirti una valutazione esatta, però sicuramente si poteva fare meglio, si poteva fare di più. E cosa possiamo ancora aspettare di te e della Juve in questa stagione? Allora, ora è importante mantenere la calma, lucidità, serenità e andare partita per partita, e penso che più o meno il campionato è appena iniziato e è ancora lungo, penso che possono succedere tante cose, però noi siamo concentrati sul lavoro, di lavorare più forte di tutti, di essere calmi e poi vediamo cosa succederà. Parliamo del Benfica, della partita in Champions, qual è l'atteggiamento giusto per questa partita? Il Benfica è sicuramente una grande squadra, una squadra molto forte, come potevamo vedere che sia noi che l'abbiamo già affrontata, sia che i risultati che hanno fatto anche con Paris Saint-Germain, che dividono il primo posto del gruppo con Paris Saint-Germain, sicuramente sarà una partita tosta, noi poi soprattutto in Portogallo dove ci aspetterà stadio pieno e loro tifosi che sono diciamo caldi e l'atmosfera è lì, è sempre bello da giocare e sicuramente dobbiamo dare di tutto, dobbiamo andare al 200% e poi le partite le decidono i dettagli, perciò dobbiamo essere attenti a tutto e non che migliore vinca, non lo so. Ti chiedo un po' della Champions, perché c'è stato il suo esordio quest'anno, all'inizio d'anno, ha fatto quello gol velocissimo. Che emozioni tieni in questa competizione? Quanto è speciale? È sicuramente una competizione veramente speciale. Io appena sono arrivato ho sentito parlare della Champions, poi la mia prima partita, quando senti l'inno della Champions, tutto il clima che si, diciamo, tutta la settimana prima della una partita di Champions è diverso, si sente, si ha una sensazione diversa, e sicuramente una competizione speciale che tutti sognano di vincere. È sempre bello giocare e speriamo che la giocheremo al primo possibile. Come eri Vlahovic bambino? Ero diciamo sicuramente iperattivo, mi volevo muovere sempre, correre a destra, a sinistra, e penso che l'unica uscita per i miei genitori di avere un po' di controllo e di mandarmi di fare uno sport dove mi potevo sfogare e che non mi fermavo mai. E alla fine prima ho provato con pallacanestro, però visto che tutti i miei amici nel quartiere giocavano a scuola, giocavano a calcio, tutto questo, poi
anche io ho detto un giorno ai miei genitori che vorrei iniziare a allenare il calcio, e poi loro mi hanno portato ad allenamento e da lì è cominciato. Chi erano i tuoi idoli quando era bambino? Ma è difficile, difficile dire un nome per me sinceramente, perché io quando ero bambino ho vissuto tantissimi e grandissimi giocatori e campioni, che non potrei dire un nome solo, però non lo so, mi sono goduto al massimo a vedere le loro partite. Penso che ai nostre generazioni è servito tanto. Parliamo ancora dell'Italia. Quando è arrivato avevi 18 anni, sì, vero? Come è stato questo cambio? Cosa ricordi di più di questo momento di cambio? Sicuramente non era difficile all'inizio, visto che prima di tutto sono molto legato alla mia famiglia, e andare da casa a 19-18 anni non era un step, diciamo, facile per me. Però fortunatamente quando sono arrivato alla Fiorentina avevo già un compagno, si chiama Milenkovic, che già abbiamo giocato insieme in Partizan, e lui mi ha accolto benissimo, mi ha aiutato tanto e lo ringrazio sempre, è stato come un fratello maggiore per me, e anche oggi abbiamo un grandissimo rapporto e sono grato di avere un amico così. Lui soprattutto, che mi ha aiutato tanto, poi sicuramente la mia famiglia, che veniva veramente spesso a trovarmi, e anche loro mi sono stati vicini ovviamente, e poi anche tutto l'ambiente, tutta la gente, tutti mi hanno aiutato tanto, mi hanno accolto benissimo, e io veramente li ringrazio sempre. Nella Juve c'è stato anche un fratello maggiore per te? Alla Juve quando sono arrivato, diciamo, conoscevo i colleghi che quando abbiamo giocato contro e questo, però sin dal primo giorno, da quando sono arrivato, mi sono sentito subito integrato nel gruppo, tutti sono sforzati ad aiutarmi aiutarmi su tutto e a velocizzare quel mio arrivo nel gruppo, e sicuramente sono stati tutti che mi davano una mano sempre, partire dai compagni, dai dirigenti, dal presidente, tutto lo staff e tutta la gente che lavora nella Juventus. E anche a loro ovviamente ringrazio non so che dire, però sicuramente ci sono stati giocatori i più anziani che erano in quel momento lì, che hanno vissuto tanti anni nella Juve, che già conoscevano come funziona tutto, e veramente mi ha aiutato tanto. Poi con tempo anche sono diventato amico con tanti giocatori, perciò sono non altro che fortunato. Ieri c'è stato il Ballon d'Or, la sua collocazione diciassettesimo e anche da fronte a Cristiano Ronaldo e tanti altri calciatori che hanno già una carriera grandissima. E quale emozione senti con questa collocazione e l'inizio di questa carriera in questo senso? Sì, una emozione unica, vuol dire che il tuo lavoro, vuol dire che sei sulla strada giusta, sicuramente la strada è ancora molto lunga, io sono solo all'inizio, c'è ancora tanto da fare, però sicuramente è bello essere in una compagnia così e con grandissimi giocatori così. Non mi resta niente altro che lavorare ancora più forte, essere ancora di più focalizzato sul calcio e
soprattutto che è la cosa più importante, divertirmi quando gioco a calcio. Oggi sei capocannoniere della Juve, anche la stagione scorsa ha fatto una stagione bellissima, e ti chiedo adesso del mondiale, parliamo un po' di questa competizione. Tu si senti pronto per questo mondiale? Sì, sono soprattutto per il nostro paese, che noi siamo un piccolo paese, andare al mondiale è una cosa grandissima, e tutti, penso che al tutto il mondo, tutti, vabbè, questa frase si è sentita tante volte, però è così, così è veramente, che tutti i bambini quando iniziano a giocare a calcio sognano di rappresentare la sua propria nazionale o mondiale o europeo, non so. Per questo sono veramente contento e non vedo l'ora che cominci il mondiale, che ho già parlato con tantissimi compagni che hanno vissuto quella esperienza. Veramente mi hanno detto che è un'esperienza unica, ti senti veramente orgoglioso, veramente contento. E è tutto diverso, per questo non vedo l'ora di iniziare, di rivedere i miei compagni, iniziare la preparazione. Tutto questo per me sicuramente sarà una esperienza che la sognavo da bambino, e spero che li farò anche tanti altri, e spero ovviamente di fare un buon risultato. Cosa possiamo aspettare di questa Serbia? Perché ci sono tanti calciatori di qualità in questo momento che fanno benissimo. Cosa possiamo aspettare? Non sarà facile, perché abbiamo un girone tosto e dobbiamo essere al livello, dobbiamo dare al 100%. E, come detto, i dettagli decideranno le partite. Poi anche parlavo anche con i compagni qui, anche i compagni della mia nazionale e mondiali, dicono che sono strani, che può succedere di tutto, devi avere anche un pizzico di fortuna. Per questo non so, per me è importante andare partita per partita e poi vediamo cosa succederà, però sicuramente che abbiamo ambizioni di fare qualcosa che potrà portare la gioia alla nostra gente. E della partita con Brasile cosa aspetti? Non sarà facile, come ho detto, non sarà facile, sicuramente sarà una partita difficilissima. Il Brasile è il nazionale che ha vinto più mondiali tutti e sono sempre favoriti per vincere. Però come ho detto, andiamo partita per partita, ci concentriamo e poi vediamo cosa succederà. C'è una differenza importante di avere anche Kostic nella Juventus, perché è un compagno anche dei nazionali. Sì, sono contento che lui, quando lui è arrivato qui, ero veramente contento. Anche quando si iniziava a parlare della Juventus io gli ho chiesto un po' di cose, se gli farebbe piacere, cosa sta succedendo, se c'è qualcosa o non c'è qualcosa. Non lo volevo più disturbare, perché a me non mi piace disturbare un po' la gente su queste cose, non mi piace chiedere tanto, però all'inizio quando ho visto gliel'ho chiesto, poi non l'ho chiesto più, poi quando stava per arrivare gli ho scritto un messaggio, ho detto ma vieni o non vieni, lui mi fa sì vengo, e poi ero veramente contento, e anche per me è molto più facile avere uno della mia nazionale qui con me. Penso che si è integrato bene il gruppo, io sono stato a disposizione come tutti gli altri compagni, spero che l'abbiamo aiutato e che ora di essere concentrato solo su un campo per dare il massimo. E se parliamo dei brasiliani nella squadra, pensi che può essere un vantaggio di già conoscere Danilo, Alexandro e forse anche Brenner? Sicuramente di sì, come loro conosceranno noi, conosciamo loro, e sì, abbiamo parlato quando sono usciti i gironi, abbiamo parlato un po', non so che dire, loro un po'
dicevano, ora giochiamo contro, ora ho detto vabbè, non vedo l'ora di rivedervi, e sicuramente sarà anche, sicuramente anche per loro è una gioia rappresentare la nazionale, perché so quanto è importante, quanto ci tengono, e sono veramente contento per loro e spero che tutti e tre saranno convocati, perché penso che lo meritano, perché sono prima di tutto grandissimi uomini, sono veramente brave persone, e poi dopo arriva quella parte dei giocatori che penso che nessuno non ha dubbi. Allora, qual è il sogno più grande di Vlahovic come calciatore della Juve e anche della Nazionale Serbia? Io dei miei sogni non mi piace condividere tanto, sicuramente ho degli obiettivi in testa che sono al massimo, e se possibile li terei per me, però gli obiettivi chiari li ce l'ho e sto lavorando tutti i giorni per ottenerli prima o poi. Adesso facciamo domande piccoline, mi puoi dire con una parola o okay, cosa un po' più semplice. Allora, un calciatore per battere il calcio di rigore in una finale di campionato che non sia tu? Deve scegliere uno. Sì, poi visto che ha tirato tantissimi rigori importanti e sempre è stato decisivo, e sempre quando erano momenti difficili lui si è fatto davanti, ha segnato sempre, perciò scelgo sicuramente Cristiano Ronaldo, sceglierei. Il calciatore e compagno più divertente che hai conosciuto? Ce n'erano tanti, però visto che nella Fiorentina c'è Rosati, che ora penso che è collaboratore, vice allenatore dei portieri, era terzo portiere quando ero io, lui e Pinsoglio, loro due, perché non so i portieri cosa c'hanno, però sono sempre positivi, sempre ti strappano un sorriso, e sono veramente contento che ho avuto la possibilità di condividere spogliatoio con loro e che la sto condividendo con Carlo anche oggi. Se non fossi un giocatore, cosa saresti? Domanda un po' difficile, non ci ho mai pensato, sinceramente ho voluto fortemente fare il giocatore, che pensavo che questa è l'unica cosa che io la volevo e la potevo fare, però sinceramente non ci ho mai pensato, però non lo so, potevo essere qualsiasi cosa, no? Non lo so, non mi importava tanto. La cosa preferita nella vita dopo il calcio? Da fare? Sì, un hobby. Non so, mi piace condividere il tempo con la mia famiglia e i miei amici. Quando pensi al calcio brasiliano, la prima cosa che viene nella tua testa? Mondiale. Non so perché, però mondiale. Questa è semplicissima. Brasile serve al mondiale, che vinci? Speriamo noi, non c'è altro da dire, sarà difficile, però speriamo noi.